Grazie, allora eccoci con un nuovo video, per quanto riguarda delle profumazioni che io amo, perché come sapete e chi mi conosce bene sa che io amo alla follia le candele, cioè proprio una passione sfrenata. Ho provato tantissime candele, ho avuto la possibilità di provare anche candele molto profumate, ma le mie rimangono sempre le stesse. E di che cosa sto parlando? Sto parlando delle Yankee Candle. Io ho veramente una passione per questo genere di candele, mi piacciono tantissimo. Nel tempo ho avuto la possibilità di provarne di tantissime profumazioni, ma ne ho selezionate 5 che sono quelle che più mi sono piaciute in assoluto. In realtà qui ne ho 6, ma poi vi spiego perché. Allora, iniziamo con la prima. Sono quasi tutte terminate, la maggior parte sono proprio terminate già da tempo, tranne una che invece è talmente grossa che ce l'ho ormai da un sacco di tempo, ma che stenta a terminare perché ogni tanto cambio, quindi non è del tutto finita. Allora, la prima Yankee Candle di cui vi parlo, che mi è piaciuta veramente tantissimo ed è una delle prime che ho provato in assoluto, è questa qua, la Fresh Cut Roses. Allora, è una Yankee Candle al gusto di rosa, si sente veramente tantissimo il profumo della rosa. Ovvio, se non vi piace questo genere di profumazione, questo genere di profumazione fiorite e soprattutto la rosa, non ha senso acquistarla. Io amo la profumazione della rosa e quindi questa qua sicuramente l'ho amata alla follia e mi è piaciuta davvero davvero tantissimo. La seconda Yankee di cui vi voglio parlare è una che sinceramente ho acquistato un po' per caso, volevo un attimo provare qualcosa che andasse un po' fuori dalle righe per quanto riguarda il mio gusto di profumazione, e invece mi è piaciuta davvero moltissimo ed è questa qua, Aloe Water. Allora, ha proprio una profumazione dell'aloe, non so se avete idea di che cosa si tratta. Allora, è una profumazione sicuramente molto meno intensa rispetto a quella che vi ho fatto vedere prima alla rosa, è una profumazione molto più delicata, molto meno forte rispetto all'altra. L'ho sentita un pochino meno per questo motivo qua, però mi è piaciuta davvero molto, infatti l'ho selezionata fra le 5 per me top perché ha davvero una profumazione molto molto delicata. Andando avanti, un'altra profumazione che mi ha conquistato, nel frattempo sentite Zoe che piange perché vuole uscire ma non può uscire perché Mauro, mio marito, sta mettendo il disermante fuori in giardino, quindi non può uscire. Zoe, rassegnati, non puoi uscire, vieni qua, dai, vieni qua, muoviti, dai, vieni qua, bravissima. Allora, un'altra Yankee di cui vi voglio parlare, questa qua, la Pink Sand, spiaggia rosa, e devo dire che l'ho trovata top, l'ho trovata veramente super. Anche questa qua è super vecchia perché l'ho acquistata davvero tantissimo tempo fa, ma in previsione di un video futuro avevo tenuto il botticino, e questa qua ha proprio un profumo di romantico, non so descrivervelo, una profumazione davvero molto soft, leggera, romantica, io la definisco così. Quando entrate in casa e avete questo tipo di candela accesa sentite veramente quella profumazione molto molto delicata che forse non sapete associare a un gusto in particolare, ma io la consiglio, la straconsiglio, perché secondo me è veramente insuperabile. Poi, andando avanti, vi faccio vedere quella più grossa che ho ed è quella che proprio non vuole finire nonostante io la accenda veramente spessissimo. È questa qua, è un regalo che ho ricevuto ed è buonissima. Si tratta della Sea Air, aria marina. Effettivamente ha proprio quelle profumazioni di aria marina, cioè freschissima, veramente veramente freschissima. Anche questa, una profumazione di pulito, e anche questa molto molto intensa. Se vi piacciono le profumazioni delicate e quindi non troppo speziate, non troppo forti, queste che vi ho fatto vedere io oggi sono secondo me fra le migliori.
sa proprio veramente di aria marina, di non so descrivervela anche questa, perché il profumo è molto difficile da descrivere, soprattutto se non è un profumo speziato, e comunque fanno parte di tutte quelle profumazioni che stanno proprio, ripeto, di pulito e di aria pulita. E anche questa, inizialmente, le prime volte che l'ho accesa, devo dire che sono rimasta un po' delusa perché non sentivo il profumo come ho sentito subito nelle altre, e invece adesso ho imparato ad amarla e ho imparato a sentire il profumo. Ho imparato nel senso che ci ho fatto proprio il naso. Io quando entro in casa sento proprio il profumo di questa candela quando la accendo, anche il giorno prima, perché davvero ha un profumo molto 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 intenso, cioè proprio buonissima. È ovvio che se io la metto in camera da letto, in sala non la sento, perché non sono quelle profumazioni che invadono tutta la casa, ma se io la metto in una determinata stanza, quella stanza lì profuma veramente per tantissimo tempo. L'altra anche di cui mi sono veramente innamorata alla follia è la Clean Cotton. È quella che avevo all'interno di questo vasettino in vetro, e diciamo allora che sono quelle Tarte senza il vasetto in vetro. Io non ho comprato il vasetto proprio della Yankee Candle perché aveva anche un costo non bassissimo, e mi è venuto in mente che a casa avevo tantissimi bicchierini come questi, che erano dei bicchierini di alcuni dolcetti che non mi ricordo quali, e li avevo tenuti, e ci metto dentro appunto le Yankee, quelle senza il vasetto, e devo dire che è fantastico. Questo qua conteneva appunto la Clean Cotton, e devo dire che era formidabile. Fra tutte quelle che vi ho mostrato oggi, questa è quella che si sentiva di più. Una profumazione pazzesca, di pulito anche quella, molto delicata e veramente, veramente top. L'ultima, ed è la sesta, andiamo un po' fuori dalle righe. La sesta che io amo alla follia è la ormai famosissima, lo sapete, chi mi segue da parecchio tempo ormai lo sa, la migliore per me è la Soft Blank, cioè io penso che sia veramente il top. Non voglio spendere parole troppo in questa perché ne ho già spese tantissime in altri video. È una delle mie Yankee Candle, forse la Yankee Candle per me top, per me preferita. Se non l'avete mai provata, provatela, perché è veramente spaziale, c'è una profumazione veramente indescrivibile. Io amo quella candela lì, amo quella Yankee Candle lì proprio alla super follia. Un'altra, perché me la sono dimenticata, in realtà non sono 6 ma sono 7, inizialmente vi ho detto 5, poi vi ho detto che ce ne sarebbe stata una di cui vi volevo comunque parlare, ma in realtà ce n'è ancora un'altra che però purtroppo non ricordo il nome. Infatti ero un po' indecisa se parlarvene o no, ma ve ne voglio parlare lo stesso perché mi ha veramente colpita la stragrande. Ed è una Yankee, anche questa qua senza il vasettino in vetro, e anche questa qua ho utilizzato un vasetto, un bicchierino di quelli là che avevo io a casa, e quindi ho riutilizzato il bicchierino, e avevo acquistato questa Tarte che sinceramente non mi ricordo il nome perché non avevo tenuto l'etichetta, e cosa sbagliatissima, perché la prossima volta sicuramente terrò l'etichetta e la appiccicherò sotto il vasetto, perché è molto importante sapere la profumazione se si volesse un domani ricomprare. E era una Tarte comunque tutta nera, proprio total black, un nero proprio intenso, e non mi ricordo il nome di questa Tarte. Un peccato pazzesco, perché avrei voluto dirvi il nome ma non me lo ricordo. Anzi, se voi sapete dirmelo, ne sarei felice, o comunque la prossima volta che riesco ad andare nello store dove vendono le Yankee Candle, giuro che mi impegnerò a non usarle tutte quelle scure per trovare la profumazione che dico, e poi ve la metto al massimo qui nell'info box. Comunque è nera, non è una profumazione speziata, è una profumazione anche questa di pulito, quindi queste profumazioni molto molto delicate. E questa qua mi ha colpito tantissimo perché io l'ho messa in bagno, nel bagno quello azzurro che abbiamo, e veramente profumava alla stragrandissima, cioè mi è proprio veramente super 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 piaciuta. Queste sono le mie Yankee Candle preferite, le mie candele
top, le ho alcune terminate, altre invece ne ho ancora un pochino e sicuramente le terminerò a breve. Spero che questo video vi è piaciuto, se vi è piaciuto mi raccomando pollice in su, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, basta cliccare qui dove vedete la mia faccina. Nel frattempo vi lascio anche il link per arrivare direttamente al mio blog e boh, che dire, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video, ciao!